Ciao a tutti, buongiorno. 11 settembre, quarta tappa di questo cammino, la via di Francesco. Ieri sono mancati video, sono mancate fotografie perché ieri è stata una giornata veramente complicata. La tappa da montagna fino a Citerna mi ha veramente messo in crisi. Sono stati 27 chilometri difficilissimi, suddiviso in tre difficoltà diverse, solamente che la prima eravamo belli riposati e abbiamo superato delle difficoltà in sentieri veramente incredibili, con delle pendenze sia in salita che in discesa quasi improponibili. Poi è arrivato un punto a San Sepolcro difficile dal punto di vista mentale, perché si è rotta sensibilmente quella magia del cammino, perché passando per stradoni, centro commerciale, zona industriale, è stata veramente pesante, soprattutto anche grazie all'asfalto. E dopo la fine, gli ultimi tre chilometri, la salita che ci ha portato appunto a Citerna, sono stati veramente difficilissimi. Dal punto di vista fisico mi sento abbastanza bene, non ho nessun dolore in particolare. Ieri a meno 7 chilometri mi hanno ceduto completamente i palmi delle mani. Guardate, aspettate, la vescica che ho in questo momento, bella tosta. Fortunatamente è proprio appena sotto l'impugnatura delle stampelle e non mi provoca nessun dolore, perciò la lascio lì ancora per il momento e poi vedremo insomma oggi pomeriggio quando torniamo. È stata una notte riposante, sono felice. Ieri sera sinceramente ero stremato, non ho faticato addirittura a cenare, ho preso il pollo al curry ma non l'ho nemmeno finito perché non avevo la forza di masticare. Mi sono emozionato tante volte perché ci sono stati alcuni momenti dove avevo voglia di mollare. Dolore era troppo pesante. Poi ho utilizzato insomma alcune tecniche di visualizzazione, di meditazione, che mi hanno staccato e deconcentrato dal dolore e l'ho deviato insomma in altre cose mie personali, perciò siamo arrivati a Citerna. Oggi altri 20 chilometri, sembrerebbe una tappa un po' più semplice, vediamo come prosegue. Ciao a tutti, grazie di seguirmi, Viaggi in Gamba, Andrea De Vicenzi, ciao!